Martedì 13 settembre 2016 ad Arezzo ritorna Art Walk, il quarto appuntamento con la manifestazione, l'originale manifestazione ideata e promossa da Daniele Villicana, che vedete accanto a Maurizio D'Annibale, suo marito e ispiratore delle iniziative sotto la sigla VIDA, ovvero Villicana D'Annibale. I nostri telespettatori più affezionati ricorderanno i precedenti appuntamenti con Art Walk che hanno avuto inizio al tramonto nella splendida terrazza di Palazzo Gozzari, e anche stasera c'è stato questo prologo. Poi la serata è proseguita qua nello spazio espositivo Cavour 85, che ormai i nostri telespettatori hanno imparato a conoscere, perché Daniel propone mostre nazionali e internazionali di rilievo assoluto. Oggi ha voluto proporre una scuola, un laboratorio che le sta particolarmente nel cuore, è quello intitolato al grande Leonetto Tintori, che ha sede a Vainella, a Prato. E perché? Perché, spieghiamolo, Daniele ha voluto portare a Arezzo la scuola e le opere, ovviamente, Leonetto Tintori? Perché tu sei stata sua allieva. Sì, sono stata allieva della scuola. Franco Milani era il mio insegnante e devo dire mi ha colpito completamente quella scuola, esperienza, e mi ha aperto un nuovo mondo per una pittura che devo dire preferisco a olio acrilico come tecnica. Allora, ora noi qui c'è una nutrita delegazione della scuola di Vainella, parleranno ovviamente della scuola, vedete anche le immagini del prologo, c'è stata una performance ovviamente ad opera degli stessi docenti della scuola di Vainella, ce ne parleranno loro, vi faremo vedere le immagini, poi ci sposteremo dallo spazio Cavour 85 per il consueto Art Walk, ci aspettano i quadri di tanti artisti disseminati in quattro ristoranti che come ogni mese proporranno agli artisti e agli appassionati d'arte un antipasto, poi un primo un altro ristorante, un secondo un altro ristorante e il quarto ristorante proporrà il dolce, il dessert. Prima però dobbiamo parlare, e lo facciamo con Antonella Nannicini, del laboratorio di Leonetto Tintore a Vainella. Facciamolo per i pochissimi telespettatori che non lo conoscono e quindi partiamo dall'antefatto. Chi era Leonetto Tintori? Leonetto Tintori è stato un restauratore artista del secolo pratese. Scorso, pratese, anche se ha operato poi a livello internazionale. Nasce, lo diceva un po' fa, come artista, però la vita lo porta a fare il restauratore di gran livello, come dicevo, di livello internazionale. Lui ha lavorato sui cicli più importanti di affreschi del Medioevo e del Rinascimento, ha lavorato anche qui a Arezzo su Piero della Francesca, prima ancora era venuto in tempo di guerra a salvaguardare le opere, faceva parte dei Monuments Men italiani che in qualche maniera per la sovrintendenza mettevano in sicurezza le opere in previsione degli eventi catastrofici, bellici, e poi ci sono stati. E Leonetto è venuto qui a Arezzo e poi ha fatto appunto il restauro di Piero della Francesca. Allora, vogliamo, mentre tu parli, la regia ovviamente suffragherà quanto stai per dire con le immagini, e parlare della dimostrazione, della performance che c'è stata a Palazzo Gozzari all'inizio della manifestazione. Abbiamo portato qui, sempre per volere di Daniele, una dimostrazione di affresco che hanno fatto un po' insieme Daniele e la nostra insegnante d'affresco Begonia Cabada. Begonia è un'allieva, come è stata Daniele, del nostro laboratorio. Begonia ha fatto anche lei il corso come Daniele, poi si è ritrovata lì quando Leonetto è morto e non è andata più via. Leonetto è morto nel 2000 e ancora oggi è lì, è un po' tutto fare, ma la cosa più importante che fa è insegnare. Lei non gli piace, dice, insegnare, ma in realtà c'è molto portata, e chi ha visto la dimostrazione ovviamente qua non le piace nemmeno essere intervistata. No, però avete le immagini, vedete con che trasporto e con che passione parla dell'affresco. Allora, parliamo ancora di Leonetto Tintori e della sua scuola. Ma io di Leonetto Tintori c'è da dire tanto, è stato detto fino ad ora. Quello che c'è da dire è lui, la sua passione era quella di divulgare la sua arte, la sua modo di fare agli allievi più possibile.
e a espandersi in tutto il mondo perché la sua tecnica si arricchisse sempre di più verso gli altri. Allora, se si dovesse definire Leonetto Tintori, non sarebbe difficile catalogarlo in una categoria di artisti, non era, cioè era tante cose, mosaicista, era scultore, pittore. Certo. Queste opere sicuramente danno. Come mai lui amava confrontarsi con tutte le tecniche? Ma e lui poi ovviamente sfidarle, perché arrivava, come tu hai detto nell'intervento, arrivava all'eccellenza e poi cambiava. Ma direi il desiderio di affrontare un'altra sfida. Direi un'insaziabile voglia di mettere alla prova se stesso e al tempo stesso di conoscere sempre cose nuove. Una persona alla continua ricerca di quello che non c'è, di quel qualcosa che sempre continuamente manca, che quando si pensa di aver raggiunto molto spesso non è mai sufficiente, non è mai abbastanza. È stata un po' tutta la sua vita così. Basti pensare che lui è morto a 92 anni, un'età veneranda, e fino al punto di morte quasi amava sempre progettare il futuro. Non era il classico anziano che raccontava il suo passato ripetendo sempre le stesse cose in maniera a volte anche un po' monotona. Era una persona che amava progettare. Grazie. Allora, Daniele, sta per iniziare Art Walk, però noi ora chiudiamo la parentesi Leonetto Tintori invitando i telespettatori a venire a visitare la mostra, che sarà aperta al pubblico in quali orari e fino a quale giorno. Siamo sempre aperti da martedì a sabato dalle 4 alle 8 e siamo anche aperti per la fiera antiquaria dalle 11 alle 20. Il quarto Art Walk inizia da Cavour 42. I nostri telespettatori che hanno visto i precedenti servizi ricorderanno la signora Francesca, che insieme al marito è il titolare di questo ristorante, che si trova nella centralissima via Cavour. Ogni mese Daniel rimescola un po' le carte. Qui siamo venuti per degustare un secondo, poi siamo venuti per il dolce, per il primo. Stasera debuttate con l'antipasto. Sì, buonasera. Vogliamo raccontare ai nostri telespettatori, facendoci un po' invidiare, cosa abbiamo degustato come antipasto? Sì, abbiamo fatto delle bruschette miste, il crostino nero, tipico aretino, un po' di pappa al pomodoro. E una delle nostre cose calde, lo sformatino di zucchine che proponiamo. Spero che i nostri clienti siano rimasti contenti. E soprattutto che siano rimasti contenti dei quadri appesi alle pareti. Certo, che sia nell'insieme, che certo, sia piaciuta. Certo. Perché questi quadri veramente vi gratificano molto, voi come titolari di questo esercizio, ma da come ci avete detto anche nelle precedenti interviste, i clienti apprezzano molto questo valore aggiunto che gli fornite. Sì, piace che cambia. Ogni mese cambia aspetto. Esatto, sì, è quindi anche una chi cosa è un cliente nuovo, abitudinario con i quadri. Qualcosa di nuovo, si informa, si interessa, insomma è una cosa nuova che... Allora, noi ci diamo l'arrivederci al prossimo Art Walk e magari sveleremo ai nostri telespettatori le sorprese che lei ci riserverà per il mese d'ottobre. Arrivederci. Michela e Alessandro, i titolari della cantina del Doc, che si trova anch'essa in via Cavour, sono ormai ben conosciuti dai nostri telespettatori perché qua siamo già venuti in altre occasioni, mentre parleranno dei primi che hanno preparato stasera per gli artisti presenti, la nostra regia vi proporrà, oltre alle immagini del locale, anche i quadri che saranno ospitati da oggi per un intero mese all'interno della trattoria del Doc. Intanto ricordiamo la cantina del Doc, perché è stata chiamata così? La cantina del Doc perché io con la mia famiglia abbiamo un'azienda vinicola, quindi il mio soprannome è sempre stato il Doc, chiaramente seguendo il nome dei vini e di sana pianta il mio soprannome ha prevaluto per il nome, diciamo, dell'attività futura. L'idea è stata questa, essendo produttore vinicolo di vini anche di un certo livello, alleviamo anche cinta senese di sana pianta, quindi sfruttiamo tutti i nostri prodotti e non solo, anche a livello internazionale. Nell'ambito dei vini chiaramente teniamo un livello più che valido, indubbiamente. Stasera hai preparato un risotto che è stato inerente al nome, graditissimo da tutti. Qualcuno ha chiesto anche il bis.
Grazie mille. Puoi svelare? Chiaramente, le ricette le diamo tutte, non è un problema. Il risotto è un Chianti pecorino e timo, che viene fatto viene tostato del burro con un pochino d'olio, con della cipolla rossa di Tropea. Tostato il riso, in quel caso viene sfumato con un Chianti, Colli Senesi chiaramente di nostra produzione, sfumato e tirato avanti con del brodo vegetale fatto artigianalmente. Di sana pianta viene regolato con un pochino di timo, sale, pepe, del burro e del timo. La semplicità totale. Tu ti sei occupata dei vini stasera, con quale vino avete abbinato questo straordinario risotto? Ovviamente con un Chianti, per riprendere il tema del piatto. E è il nostro Chianti della casa, 13 gradi, Ale? Sì. Non so, spero che vi sia piaciuto. Bene, ritorneremo senz'altro, sicuramente fra un mese, al prossimo appuntamento con Art Walk. Gianfranco e Fernanda erano ad attendere la comitiva degli artisti al tortello di vino. I nostri telespettatori ricorderanno che qui abbiamo assaggiato tutti i tipi di tortello possibile e immaginabile, alcuni di vostra esclusiva ideazione e produzione. Oggi vi siete confrontati, per il pubblico degli artisti, con il secondo. Cosa avete preparato? Un pollo ruspante con peperoni e pomodorini, sì, marinato con una marinatura lunga una notte, con tutti gli odori, cioè le spezie, quindi rosmarino, salvia, bagnato con del rum, olio, e poi cotto in forno. Però al pomodoro che ci sta. Del nostro orto. Però credo l'appello che voi vorrete fare ai nostri telespettatori sia quello di venire a assaggiare tutti i vari tipi. Quanti sono i vari tipi di tortelli che voi riuscite a fare? Allora, noi se ne tiene in menù normalmente dai 6 ai 7 a girare, quindi cambiano di continuo, quasi a secondo anche della stagionalità. Per dire, c'è la zucca, quindi abbiamo cominciato con la zucca, c'è ancora un po' di zucchine, stiamo rifinendo con le zucchine, poi quello di patate classico, e poi abbiamo ora i porcini, perché è stagione di porcini, si spera, e poi bufala, e poi più qua vedremo. Poi consiglio di venire qua e stare un po' alla sorte, vedere secondo qual è la stagione. È vero, ha ragione. Allora ricordiamo l'indirizzo: via Cavour 70, in piazza della Varia. Ma ovviamente vicinissimo, lo vedete anche metaforicamente, a Daniele, allo spazio espositivo Cavour 85, quindi c'è un continuum dallo spazio 85, salendo per via Cavour troverete disseminati nei locali che vi stiamo presentando le opere di tanti artisti che gravitano intorno alle proposte espositive di Daniele Villicana. Il nostro tour gastronomico artistico si conclude all'antica bottega di Primo, dove ad attenderci c'è Massimo, un personaggio ormai conosciuto dai nostri telespettatori, perché spesso veniamo qua con la nostra troupe in occasione del vernissaggio delle mostre promosse da Daniele Villicana nello spazio Cavour 85, che è proprio di rimpettaio rispetto a Primo. Quindi possiamo dire, Massimo, che questo è diventato il ritrovo degli artisti. Sì, è vero, ultimamente. E anche degli appassionati d'arte. Grazie anche al vostro lavoro sono diventati molti, anche nelle settimane, diciamo, tranquille, che non c'era grande. Vedo degli artisti apparire da soli, curiosare, entrare, domandare e poi degustare. Ci sono i quadri esposti qua, quindi molti verranno anche per vino. Molti verranno anche per vedere i quadri. Ma tutto fa parte del. Tu hai di solito, questo è un luogo dove si degustano soprattutto i primi, gli antipasti. Sì, gli antipasti, diciamo l'antipasto. Oggi, però, nel gioco delle parti, a te è toccato il dolce. Io, a parte mio padre, era fruttivendolo, quindi sono nato in un mercato di frutta. Quindi, bene o male, la mia. E allora, cosa hai preparato per il gran finale? Grande macedonia, quella al minimo, perché ci sta bene ora, stasera molto calda. Poi c'è un po' di pasta secca, chiaramente i chiantucci toscani, quelli non potevano mancare. In varie tinte, e una bella crostata di mele. Basta. E il tutto annaffiato Annaffiato con chi ne ha, chi ne metta.
quello... Guardatevi intorno, c'è da... No, c'è solo da scegliere. Da scegliere, questo... Benissimo, noi Fanno ti ringraziamo, ti diamo l'arrivederci. Grazie. Al prossimo Art Walk. Ringraziamo Daniel Villicana e Maurizio D'Annibale per questo ennesimo sforzo organizzativo imponente, perché riuscire a coordinare, a ideare, ma soprattutto a coordinare e portare a conclusione un evento così articolato non è facile, quindi va a loro il nostro applauso e l'invito dei nostri telespettatori a venire a visitare la mostra che da oggi è stata inaugurata all'interno del Cavour 85, che riguarda Leonetto Tintori e i suoi lavori e la sua straordinaria scuola, che oggi è stata presentata ai nostri telespettatori dai suoi fedelissimi allievi.